Un'azienda deve sapere il perché delle cose che fa. Quali sono quei valori che la rendono speciale, sostenibile, unica. È pronto il primo lungometraggio del regista lancianese Paolo Sideri che uscirà nelle sale a maggio. Di che cosa si tratta, che film è e di che cosa parla? Il titolo di questo film è The Safety Girl, che sta per la ragazza della sicurezza, appunto. È un film che racconta la sicurezza nel mondo del lavoro, un tema diciamo molto importante, soprattutto in questo periodo, a causa anche di vari incidenti che si sono creati soprattutto in ambito dell'alternanza scuola-lavoro e in altri contesti, ed è un film diciamo nato su commissione, nel senso che ci è stato commissionato da Sendoc e G2M, che sono due società di Milano, per conto di Mattia Vardetti e Sabatino De Sanctis, che sono i due produttori principali. Insieme a Pixat abbiamo realizzato questa produzione con diciamo parte abruzzese e parte ovviamente diciamo fuori regione. Stiamo girando all'interno di Ecolan, anche se Ecolan in un certo senso appare solo come sfondo, come location di questa storia, perché il film diciamo che è ambientato in un luogo diciamo immaginario, e anche diciamo poi la storia di per sé è una storia immaginaria, anche se comunque mette in scena e racconta, indaga, denuncia cose che comunque odiernamente succedono nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda la storia, vogliamo spoilerare qualcosa? La protagonista di questo racconto è Angela, una giovane ingegnera meccanica che si occupa appunto di sicurezza sul lavoro, che per caso entra a far parte di questa azienda come appunto operatrice, e si rende conto che le cose fin da subito non funzionano, nel senso che non si rispettano appunto i protocolli di sicurezza. Ovviamente non posso spoilerare molto, ma nel film vengono raccontate due cose: da un lato la sicurezza sul lavoro, ma dall'altro anche la condizione appunto della donna nei contesti di lavoro, spesso precaria e spesso diciamo non consona rispetto magari a un uomo che ha molti più privilegi. Questa cosa è molto drammatica, specialmente oggi, nel 2023, in cui appunto gli uomini e le donne dovrebbero avere gli stessi pari diritti appunto e le stesse opportunità. Il film uscirà a maggio nelle sale, cioè verrà presentato in anteprima a Milano e poi ovviamente in altri contesti diciamo nazionali, e anche diciamo viaggerà all'interno delle aziende, all'interno di un programma appunto formativo proprio per i lavoratori. Questa è la lista di tutte quelle persone che non indossano DP a norma.